Inizia. Ah, inizia tu, dai, dici come stai. Buonasera. No, sto bene, ho recuperato del tutto dall'infortunio alla caviglia e sono a posto. Diciamo, già la settimana scorsa ero a posto, però comunque adesso, oggi era proprio, non sentivo niente, quindi sono recuperato del tutto. Psicologicamente invece tu e la squadra ovviamente. Ma beh, sicuramente non è bello perdere, sarà una settimana un po' più meno allegra, diciamo, che quella scorsa, però fa parte del nostro lavoro, fa parte del gioco, quindi è una cosa normale, diciamo, relativamente perdere una partita, però purtroppo è successo e vedremo insomma come migliorarci. Senti, facendo un passo indietro appunto a venerdì, secondo te qual è stato l'errore più grave commesso dalla squadra? Analizzando un po' adesso. Sì, beh, diciamo che è stata una partita completamente diversa, un po' a sé, perché il derby, secondo me c'è stato un po' di nervosismo di più da parte nostra rispetto a loro, che sono venuti qui senza niente da perdere, un po' più tranquilli, con meno pressione, e noi forse psicologicamente l'abbiamo un po' sofferta. Infatti i primi 20 minuti non è un caso che abbiamo commesso tanti falli e due rigori, quindi è stata più una cosa di nervosismo. Non doveva succedere, però insomma miglioreremo. Senti, è un segno che questa squadra un po' soffre le pressioni. Ma l'esperienza c'è, non è che manca, quindi non penso che ci siano, che sia un problema caratteristico della squadra, assolutamente. E era una partita particolare e non lo so, ci lavoreremo molto anche sul fattore psicologico. Il mister oggi già ci ha parlato molto, abbiamo parlato quasi 40 minuti della partita, quindi proprio su quel fattore lì, e che non dobbiamo assolutamente perdere la nostra identità, mentre probabilmente all'inizio l'impatto è stato quello lì, un po' di perdere quello che avevamo fatto le ultime volte. Però non dobbiamo assolutamente preoccuparci, perché ecco, a me personalmente mi aveva dato più fastidio il pareggio, la sconfitta col Perugia, perché secondo me poteva starci benissimo un pareggio, e mentre quella di venerdì era una partita proprio a sé, che loro l'hanno vinta sull'impatto della gara, perché poi alla lunga secondo me il valore della squadra si è visto che era maggiore il nostro. Senti Lorenzo, ecco, lato di Perugia, a Perugia abbiamo visto un Benevento un po' diverso da quello visto diciamo venerdì, nel senso a livello di gioco, quella un po' quell'identità che avevamo nella prima partita a Perugia non si è vista venerdì, anche per probabilmente, come dicevi tu, per l'impatto alla gara e cose varie. Tu hai notato anche tu questa differenza un po' a livello di gioco, parlo io, cioè un modo diverso di mettersi? Beh, sicuramente innanzitutto il modulo era diverso, quindi già qualcosa cambia. E poi io penso che una squadra non può essere tutte le partite allo stesso modo, senso di avere un'identità, una base, però poi deve anche sapersi adattare e adeguare all'avversario. Quindi non è un problema se quella di venerdì sembrava una squadra diversa da quel, cioè il modo di giocare era diverso da quello di Perugia. Abbiamo cambiato un pochino già a livello tattico, e quindi già il cambiamento sotto quel profilo lì c'era. E poi c'era, ripeto, era una partita a sé, quindi era un po' particolare come situazione. Senti, domenica si va a Carrara, ci avete già pensato o comincerete a pensare all'avversario già nei prossimi giorni? Che partita vi aspettate? No, beh, ancora non abbiamo pensato, abbiamo fatto oggi un lavoro aerobico, quindi da domani penso si inizierà a pensare a Carrara. So che è una situazione un po' difficile là, perché rischia l'esonero l'allenatore, quindi anche lì sarà una partita che conterà moltissimo partire bene nei primi minuti. Grazie. Senti,
credi che queste, visto che dopo Carrara ci sarà anche Cuglio, quindi due partite esterne, in questo momento, ecco, forse un po' di pressione della piazza, pensi sia una cosa positiva trovare due partite fuori casa consecutiva? Non lo so, vedremo la reazione da domenica, come sarà dopo questa sconfitta. Non ne ho idea, però sicuramente potrebbe aiutarci adesso come adesso giocare fuori casa. Allora, Riccardo, prego. Dici un po' le tue condizioni, finalmente, ecco, speriamo di vederti presto in campo, queste sorte in campionato, che ancora insomma sta tardando ad arrivare. Sì, con mio dispiacere, perché ho avuto un piccolo passo indietro nel mese di agosto su problemi che pensavo di aver risolto completamente in estate a causa un acciacco di una certa entità nel fine del campionato scorso. Poi niente, questo piccolo problema che spero di aver messo alle spalle. Sono 15 giorni che mi alleno a regime con la squadra, sono stato contento di essere stato convocato per il derby e ora cerco di mettermi nelle migliori condizioni per essere chiamato in causa. Senti, la partita con l'Avellino ovviamente tu l'hai vista dalla panchina, quindi è chiaro che non... Però come l'hai vista? Una partita disgraziata, giocata male, giocata ai limiti? Beh, sicuramente una partita molto condizionata dalla prima mezz'ora di gioco, dove gli imprevisti sono stati non pochi, perché trovarsi dopo 26 minuti di gioco con due rigori a sfavore, sotto di 2-0, in inferiorità numerica, sicuramente è una condizione che ci ha molto penalizzato. Era un derby, quindi una partita dove entrano in gioco dei presupposti che tante volte non ci sono. Una partita che ai fini del risultato, della classifica, conta come le altre, però che ha un'importanza anche nell'ambiente, lascia delle ripercussioni che magari altre partite hanno meno rilevanza. Penso che sia stata anche una cosa positiva aver avuto due giorni in più per recuperare da questo risultato, da questa partita, anche per metabolizzare al meglio la delusione che c'è stata, la delusione che ha avuto anche l'ambiente, che sicuramente ci teneva molto a questa partita qua, per ripartire e lavorare a pensare alle prossime. È stata una partita di una grande intensità, un derby. Ho avuto il piacere di giocarne diversi derby campani, sono molto particolari. In campionato ce ne stanno diversi anche questo qua, e quindi è sicuramente un fattore anche molto stimolante. Ho avuto il piacere di giocarne diversi, ho avuto la sfortuna di perderne alcuni, e magari in situazioni dove la squadra nella quale giocavo non partiva nemmeno sfavorita. Quindi questo sta a significare che tante volte sono partite nelle quali alcuni gap che ci possono stare da un punto di vista qualitativo vanno ad azzerarsi e entrano in gioco altre cose. Adesso che reazione ti aspetti dalla squadra? Credo che oggi ne avete parlato a lungo, no? Sì, abbiamo analizzato molto bene sotto ogni aspetto la partita, i problemi che sono venuti fuori, andando a ricercare i perché di determinate situazioni. C'erano tutti gli ingredienti per poter tirar fuori il meglio, una cornice di pubblico numerosa, il contesto delle grandi occasioni. Poi alle volte in queste situazioni qua non si riesce a dare il meglio di sé, perché subentra una tensione che magari non è sempre positiva. Io penso che il primo obiettivo che deve andare a ricercare il Benevento in questo momento sia una continuità di risultati che ti dà il perdere meno possibile, perché magari 6 punti in 4 partite sono un bottino che ti mette in una condizione non così negativa in classifica, però magari ogni sconfitta, soprattutto quando si parte con obiettivi dichiarati, lascia sempre delle ripercussioni e delle incertezze. Poi senti, guardiamo il futuro. Sì. Innanzitutto conti di rientrare, evidentemente, no?
Sì, bene. Cioè, il mister ha la possibilità di schierare una difesa completamente diversa rispetto a quella che... possibilità è anche l'occasione, perché Signorini è squalificato, Cuso è di nuovo disponibile, quindi in pratica sì, innanzitutto, la puoi disegnare completamente. Innanzitutto una grande voglia di rientrare e di rendermi utile a questo progetto. Benevento ha la fortuna di avere una rosa numerosa che può sopperire a inconvenienti quali infortuni, quali squalifiche che possono capitare durante l'anno. È già capitato in queste prime quattro giornate dove ci sono stati degli indisponibili e comunque è andata sempre in campo una squadra competitiva. Non resta che continuare a lavorare, dare il massimo. Riuscendo a farlo quotidianamente si raggiunge una condizione, a migliorare una condizione rispetto all'inizio. Poi la partita ti dà modo di ottimizzare questa condizione. Stiamo per prepararci a una settimana nella quale si giocheranno tre partite in otto giorni, Coppa Italia compresa, quindi impegni fitti daranno modo anche al mister di sfruttare gran parte della rosa, e a chi finora è stato chiamato in causa di meno, per questi giocatori sicuramente saranno delle occasioni importanti che bisogna cogliere. Senti, il modulo di gioco in cui stiamo giocando in questo momento, con la difesa a 4, ecco, pensi, adesso hai avuto modo anche di guardare da fuori, sì, sì. Ecco, pensi che nel tuo ruolo dovresti giocare da esterno, basso e sinistra, ecco, pensi che sia un modulo che esalta le tue caratteristiche, tu sei uno che spinge molto, insomma, la fascia? Sì, nell'impronta tattica data da mister in questo inizio di stagione, il mio ruolo naturale è quello di quarto basso di sinistra, poi possono capitare situazioni, che ne so, partita in corso dove ci stanno degli accorgimenti, delle cose, sta anche alla duttilità del singolo magari rendersi utili in alcuni momenti, in altre situazioni in base alle proprie caratteristiche. È un metodo di gioco stimolante per quello che penso sono le mie caratteristiche, perché viene data una grande responsabilità, l'iniziativa da parte dei difensori laterali nel far partire l'azione, quindi il fatto di avere delle qualità principalmente offensive ti può permettere di metterle al 100% al servizio della squadra.